E allora ritroviamo Sarri e Allegri perché la febbre della sfida di sabato cresce. Le origini umili e toscane, il peso della gavetta, la voglia di arrivare. Ecco cosa accomuna Sarri e Allegri. Storie affascinanti di personaggi molto diversi, partiti dalla provincia, arrivati al successo, pronti a sfidarsi per lo scudetto. L'avventura di Sarri inizia nel 1990, quando i compagni dello Stia, squadra di seconda categoria rimasta senza allenatore, lo convincono a sedersi in panchina. Dico, ma come mai Maurizio non te lo fa te? Via Vanni, ma tu scherzi o tu fai? Poi la sera ci si sentì per telefono, dice, ma tu dici Vanni? Ma dico, io per me tu saresti adatto a farlo. E da quel giorno ho cominciato a fare allenatore. Ci preparava le partite come se fossimo stati in Serie A. Cambiò anche tipologia di allenamenti, introdusse il sabato mattina allenamento, cosa che in seconda categoria non si era mai visto, un allenamento di rifinitura. La parola scaramantica forse non dice tutto quello che poteva essere Maurizio. Quando venivano da Firenze alla curva precisa accendeva la sigaretta e la spengeva un chilometro più sotto. Ti devo dire una cosa. Che è successo? Mio padre non difende. Ecco, difende. Amo Juventino. Siamo ad Agliana, un piccolo centro in provincia di Pistoia. Qui nel 2003 tra i dilettanti finisce la carriera di Allegri da giocatore ed inizia la sua storia molto più brillante da allenatore. Massimiliano voleva iniziare ad allenare e a quel punto lì ci ha pressato per giorni, giorni, giorni. Lui disse: non vi preoccupate per i soldi perché non è un problema, l'importante è iniziare ad allenare. E sembrava un paradosso, no? Aglianese, Milan, Juve, C2, Champions League, finale, belle cose, bei ricordi. Ustica.